Buonasera e bentrovati amici di Formula Italian Team, il nuovo Raffaele Taglieman Voiroci, ci riproviamo a dare via questa Summer League e la sua stagione 2021-2022, proprio a cavallo tra F1 2021 e F1 22. Ovviamente di nuovo insieme a me Marco Luconi, Mark 17, buonasera Mark. Ribuonasera Raffaele. Come vedete siamo in Austria, quindi primo round di questa mini campionatino, insomma, e quindi ci accompagnerà con l'uscita del prossimo capitolo targato Codemaster. Come detto, gireremo già un po' il globo virtualmente, ovviamente con F1 2021, poi con F1 22 le varie piste che insomma rappresentano un po' la novità del calendario, sì a livello, in particolar modo a livello di layout, ecco, delle varie piste. Per quanto riguarda invece F1 2021, andiamo in quelle un po' più caratteristiche, che anche, anzi caratteristiche, e che anche sì aiutano i duelli e non obbligano la direzione di gara di impazzire, ecco, dietro ai limiti della pista e simili, tant'è che siamo in Austria, dove anche nei campionati si è controllato poco, quasi nulla se non vado errato. Poi andremo in Gran Bretagna, Azerbaijan, e tra 2 settimane sarà anche appuntamento della F1 Formula 1 reale. Andremo in Brasile ed in Bahrain a chiudere con F1 2021. Poi, come detto in precedenza, per F1 22 avremo Australia, layout ridisegnato, Abu Dhabi, idem, e 2 ulteriori GP il 18 e il 25 luglio in aggiornamento. Come vedete, le vetture sono già in pista, non c'è la qualifica, questo perché per questa Summer League da regolamento si accede tramite l'iscrizione alla Summer League e poi l'iscrizione alla singola gara, che può avvenire o semplicemente con EEI, mi va, ci sono presente sul topic della gara, oppure tramite la prequalifica, un po' come abbiamo visto nel Premier League Ultimate Showdown, proprio in questo momento doveva fare la burla il cavolanna Ciderbolina, cerco di rientrare il prima possibile, adesso che stavo andando tutto ho fatto io il danno, diciamo attraverso quindi l'eventuale prequalifica con il tempo, il giro da inviare, un po' come vedevamo anche nella Formula Open. Cerco di rientrare il prima possibile. Mark dovrebbero essere forse non ancora in griglia, ma alla fine del T2 le vetture, credo. Marco? Mi senti? Ah, ecco, perfetto. Okay. Stai già rientrando? Sì, sì, ok, sì, perfetto. Stavo impazzendo per cercare burle, di... Le consuete burle del cavolanno. Vai, a posto. Bene, dai, dovrebbe andare tutto bene. Uno sguardo alla griglia di partenza, come detto, quindi questa è la modalità di iscrizione. Poi la griglia di partenza, il più veloce nella prequalifica è stato Daniel Play, e quasi al limite dello sfondare il muro dell'1.03 in 1.03.068, inseguito da Fabio Il Solone Medio d'Antonio con lo stesso tempo. Antonio, tra l'altro, all'esordio di Legge, Raffuidex, Lele Salva, Stem, Magico Sonny, altro pilota all'esordio ma che abbiamo già visto con il nickname di El Magico 51 se non vado errato, Giuseppe Federico, esordio assoluto, Fede Kart si aggiunge alla quota rosa insieme ad Elena Marino per quanto riguarda i campionati, insomma, speriamo di vederla anche ovviamente nei campionati ufficiali. Via via chiude fuori dalla top 10 Taglio Sass, Emis, Liammar assente sostituito da Shumi Legend, però scatterà dal fondo Alessandro FDC, in realtà è Gallians, è un altro nickname, Della, Ezio Tartaruga e Joe Punk, quindi tanti piloti nuovi, tanti volti nuovi in questa Summer League 2021-2022. Uno sguardo anche alle gomme, poiché nella top 10 vanno tutti con la gomma media, anzi vanno essenzialmente tutti con la media tranne Antonio Di Legge, via via tutti gli altri vanno con la sorta. Scatta quindi il GP con estrema fatica ovviamente da chi parte, di chi parte con la gomma media, con Daniel Play e Fabio Zanemi che vengono subito quindi sopravanzati a parte di Legge, via via una marmaglia, un po' di lotta nelle retrovie con tanti piloti che, come detto, hanno la gomma morbida e stanno cercando il loro spazio. Qui davanti Antonio cerca di infilarsi nei confronti di Daniele Play, riesce nella manovra, no, invece non ce l'ha fatta e quasi stavo per essere sopravanzato tra fuori, quindi come l'ho detto, uno sguardo anche a chi insomma è stato il più bravo in tutto questo caos della partenza con Shumi Legend per il momento, un grande primo giro già all'attacco anche di Taglio Sass, 5 posizioni guadagnate, così come da Joe Punk l'esordiente, anche per lui davvero niente male. Shumi Legend invece è vice campione in carica della Sport League 2021 dopo una intensa e bellissima lotta con Tals 706, Antonio Termino che l'ha accompagnati.
nel corso della stagione. Quindi su questo capitolo 2021 Showman addirittura prova a farsi vedere qui nei confronti di Chubank, e lì dietro è volata un'ala invece credo di Alessandro. Oh, un ritiro addirittura per, no, un giro veloce di Dileggio, ritiro di Dell invece e Virtual Safety Car per il danno di Taglio Sasso a questo punto mi sembra, sì. Staccata la penultima curva, credo che Taglio Sasso sia andato ad impattare contro Giuseppe Federico Federic, che a sua volta ha tamponato qualcun altro, poiché anche lui ha un danno all'ala, e in tutto ciò ringraziano Chopin e Schumacher per guadagnare quante più posizioni possibili, mentre che Giuseppe Federic e Taglio Sasso vanno in box a riparare l'ala, e la Virtual Safety Car diventa un'effettiva safety car. Sì, diciamo fasi un po' concitate, qualche tamponamento, qualche manovra un po' di troppo, però ci può stare anche il format, diciamo. Vediamo un po', dai, questi ragazzi sono per la maggior parte nelle retrovie, sono ragazzi nuovi comunque che non hanno mai avuto esperienze su FIT in gare ufficiali, quindi dai, vediamo un attimo come se la cavano. Erano andati via bene nei primi chilometri, nelle prime curve, forse qualche contattino, qualche sportellatina era arrivata, ma nulla di troppo pesante, non hanno visto nessun pilota in testa a coda o troppo staccato dal gruppo. Invece, poi arrivati alla penultima curva, c'è stato questo tamponamento a catena, i box credo stem, perché c'è un po' di parapiglia, diversi piloti ai box, che però la grafica non segnala in questo momento, con la solita scritta, perdono posizione, quindi Magico Sonni. La Ferrari con Antonio Tio, anche per lui cambio dell'ala, anche per Antonio, forse era arrivato al contatto mentre che stava attaccando Daniele Play di ala 3 e credo stia rimanendo bloccato. Sì, perché insomma c'era poco spazio in pit lane, è rimasto bloccato da una delle due Alfa Tauri che a sua volta non poteva arrivare alla piazzola di sosta, quindi tanto tempo perso per l'esordiente Antonio Tio 72 che scivola in classifica e passa, così come credo la maggior parte dei piloti, visto che siamo a 25% dei piloti che sono partiti con la gomma soft, passa alla media. Infatti dei piloti del grandissimo plotone dei piloti che partivano con la gomma soft sono rimasti soltanto Fedecart, Chopin e Dezio, tutti gli altri si sono fermati a passare alla gomma media. Si è fermato anche Shumi Legend, che non mi era sembrato avesse danni, ed è passato alla soft, quindi magari stringere i denti. Come vedete anche dalla grafica di impressione a livello di giri è una gara al 25%, questo perché in teoria da programma dobbiamo fare questa gara e poi un ulteriore al 50%, ma vedremo anche a livello di tempistiche, credo di sì, perché è abbastanza rapida Sì, questa, credo che per le 10 e mezzo dovremmo dobbiamo finire. farcela, Sì. sì, come tempistica, sì, dai. E quindi Allora, gruppetto Alfa Romeo con Dileggio e Schumacher. i piloti sono davanti, ora non si sono fermati e quindi boh, vedremo un po' la loro strategia, ma chiaramente dovranno fermarsi comunque, no? Prima della fine della gara. O no, sì, cioè Sì, comunque la sosta è obbligatoria, sì, quindi ovviamente. non capisco bene, ecco, la strategia. Forse, boh, non se la sono sentiti di entrare box, però credo che sia un po' un azzardo. Credo ragionino sul fatto che sono partiti sulla media, quindi questa gomma, un'eventuale gomma soft potrebbe portarle fino alla fine, ma con difficoltà. Quindi con Schumi potrebbe arrivare un po' al limite, idem Magico Sonni. Però, visto il tempo che si va a risparmiare, visto che siamo sotto safety car, tanto vale correre il rischio. Non comprendo, facendo questo ragionamento, come mai Fedecart, Chopin e Dezio non si siano fermati. Magari ci sta invece di voler stare lì nel gruppo, nella lotta. Piuttosto che diciamo guadagnare questa sosta extra, che in realtà fa davvero comodo anche perché loro è la strategia di Dileggio, quella di Fedecart e Chopin Sì. e Dezio. Grande partenza sulla gomma soft, bruciando tutti gli altri che avevano la media. Safety car, passa lui alla media e può tranquillamente arrivare fino alla bandiera a scacchi con la safety car, che invece rientrerà in questo giro. Quindi ondeggiano, serpeggiano Fabio Surname, Daniele Play, Raffo Inex, Stam e Dele Salva, 5 piloti nella top 5 che hanno partecipato ai campionati di quest'anno, se fu 2022, due in, poi vabbè, tra le varie sostituzioni, le varie wildcard, comunque da piloti ufficiali, uno in Master League con Raffo Inex, che ha anche ben figurato in particolar modo nelle prime gare, poi mano a mano nella stagione, anche una stagione segnata, travagliata, marchiata dai ritiri.
po' è venuta meno sì, la voglia anche l'occasione in effetti del volante, perché ha avuto difficoltà anche con il suo Thrustmaster. Comunque riparte il GP con Fabio Zulema a guidare le operazioni, inseguito da Daniel Leira, Fuidex Stem, Lele Salva, Fedecart, Joe Punk, Ezio e Di Lecce, sulla quale proprio ci concentriamo, perché esce benissimo nei confronti di Ezio, che invece è molto attardato rispetto a tutto il resto del gruppo, così come Joe Punk. Sono molto separati questi piloti, forse non perfetti nella fase di ricompattamento del gruppo. Riesce a sopravanzare Ezio Di Legge, che deve passare quante più vetture possibile, così come Shumi Legend. Devono cercare ovviamente di guadagnare quanto più tempo possibile in queste fasi. È arrivato molto sotto Magico Sonny al diffusore posteriore di Ezio 1973. Ovviamente DRS ancora disabilitato, quindi tutto si lascia. Il carico aerodinamico, credo, a livello di setup, i ragazzi siano più o meno tutti quanti su un setup, insomma, abbastanza da prova a tempo, vista la rapidità del GP. Non ci si concentra troppo, ecco, sul gestire la gomma, l'usura in una pista dove tra l'altro non richiede troppo, ecco, sforzo allo pneumatico, se non nella fase di trazione. Ma in un 2021 che non ha creato, ecco, le difficoltà sulle gomme Pirelli che ci si aspettava all'inizio, nei primi giorni. Diciamo il tema fondamentale è stato il telaio, i danni alle pance, ai sidepod. Di Lecce viene sopravanzato da Shumi, credo sia uscito male Di Lecce, perché viene passato anche da Magico Sonny, qui addirittura quasi in tre verso curva 1. Non vorrei ci sia stato forse un C'è stata troppo. un'incomprensione tra Di Legge, credo, e Joe Punk, e a quel punto sì, ne ha approfittato Shumi Legend, che ha passato entrambi. E Shumi va anche al sorpasso di Joe Punk, panciata, contatto con Joe Punk che arriva lungo, in frenata va a impattare contro la posteriore destra di Shumi. C'è un danno all'ala per Joe Punk, credo i danni siano impostati su standard simulazione. Attenzione qui con questo movimento in frenata, ai 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 ai, purtroppo troppi movimenti in frenata. Va lungo Joe Punk, travolge anche Di Lecce, che danneggia anche lui l'ala. Direi proprio manovra abbastanza pericolosa, anzi, Un po' da lobby decisamente pericolosa. pubblica, sì. Ecco, Diciamo diciamo, meno, ecco, non... discutibile, discutibile, disputibile, disputibile, soggetta. discutabile. E allora di tutto ciò, purtroppo la strategia di Trecce ne risente, credo proseguirà, perché come detto gli effetti dei danni sono su simulazione, ma a livello di possibilità di danno si assustano, quindi anche con una panciata così vigorosa, diciamo, dovrebbe sentire, dovrebbe fare meno fatica, ecco, di leggere rispetto a quanto siamo abituati con i campionati. Quindi prosegue, sono abbastanza sicuro, con qualche difficoltà, però prosegue. Di tutto ciò, quindi ne ringraziano Shumi Legend e Magico Sonny, che saranno i primi attenzionati, poiché a livello di soste sono coloro che si sono già fermati e quindi hanno una sosta di vantaggio nei Si è girato confronti. Slam, In che si è girato brutto Slam corso! e rientra in pista, ha perso tanto tempo, Stato infatti lo sopravanzato da attacca. Fedecarta, anche vanno subito Shumi. Vediamo se si infila anche Magico dall'esterno. Contatto con lo Stem, che purtroppo la telecamera non ha aiutato. Non so se Stem non ha preso un ottimo punto di corda, anche dettato dalle gomme surriscaldate dopo il testa coda, oppure Magico ha chiuso senza fare troppi complimenti. Diciamo. Sì, entrambe le cose, forse sia stata una chiusura un po' troppo accentuata da parte di Magico Sonny, però E tra l'altro è forse entrata anche le la safety car gomme. per questo testa Sì. coda, perché non ho Quindi visto tutti altri a piloti in posto. difficoltà, sono E non sono tutti riusciti a sani. rientrare i piloti davanti a questo punto, e invece ne hanno approfittato i piloti in metà gruppo. Eh sì, Fedecart, Giuseppe Federico, Ezio, Tartaruga, Stem, credo si fermerà anche Alessandro e Joe Punk. Bello segnalare personalmente anche il rientro, adesso anche nella top 10 da parte di MS72, ritorno alle competizioni per Emanuel Nardacci, che nell'ultima stagione nella quale l'abbiamo visto in pista su F1 2020 si è andato a giocare la possibilità, insomma è stato lì a giocarsi il titolo della Prime League. Poi purtroppo, insomma, l'evoluzione della stagione anche per lui non è stata delle migliori, però a livello di statistiche è stata sicuramente la sua stagione più prolifica. Inseguito per il momento da Taiyo Sass, inseguito con molta calma, visto che, come abbiamo visto da questi due piloti, hanno passato la safety car. Ai 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 ai, eccesso di velocità per Di Lecce, che qualche difficoltà con il Delta Time, va a prendersi questo drive-thru. Si È fermano in rientrato tutti box qua. tutti quanti i piloti che non si erano ancora fermati, quindi Fabio, Daniele, Raffo, Lele Salva. Non so, Shumi e Magico Sonny, perché adesso questi piloti passeranno alla gomma soft e loro possono andare fino in fondo, avranno una gomma Infatti.
molto più freschi. Oddio, non troppo, perché due giri essenzialmente di gara hanno fatto Schumi, immagino, su questo pneumatico, gli altri l'hanno fatti dietro alla safety car. Però avranno una bella pressione. Vediamo se riescono i piloti appena entrati a mettersi alle spalle, sì, Emis e anche Taglio Sass, quindi Daniele Play, Fabio e Rafoidex comunque hanno una gomma nuova, piloti più lenti, diciamo, dietro di loro, quindi con gomme magari più usurate e medie, quindi non si mette proprio male, ecco, per loro. Quindi al comando, quando siamo essenzialmente quasi nella conclusione della metà gara, giro 9 di 18, troviamo Schumi 91 Legend che si è fermato approfittando della prima safety car, passando alla mescola soft, così come ha fatto Magico Sony. Quindi 5 giri di usura su questo pneumatico per questi due piloti. Vale lo stesso per Di Legge ed Antonio. Di Legge invece dovrà scontare un drive-thru purtroppo alla ripartenza per non aver rispettato il Delta Time sotto il regime di safety car. Fabio il Surname, Daniele Pei, Raffo Idex, Lele Salva, Tartaruga, Stem, Alessandro FDC e Joe Punk si sono tutti fermati a montare una gomma morbida nuova. E quindi avranno sicuramente un grande boost alla ripartenza. Si sono fermati anche Giuseppe Federico e Fedecart ed Ezio per invece passare alla gomma media. Ci viene segnalato un pesante lag da parte di Joe Punk 86. Vado a dare uno sguardo giusto anche per capire in ottica di Joe Punk, tra proprio tra Schumi e Magico Sonny, quindi non è una situazione facile. Sì, assolutamente. Quasi sarebbe comodo per lui mettersi ultimo, è brutto perché insomma, si finisce doppia via tutti, però almeno nei campionati la situazione migliore che abbiamo espressamente consigliato ai piloti è quello di andare ai box, fare una sosta, ci si mette in al gruppo. In particolar modo questa sera, insomma, è una gara anche per tra virgolette insomma, non siamo impazziti che permettiamo certe sportellate che abbiamo visto, però dare, insomma, è una gara un po' più leggera per testare anche nuovi ragazzi che poi vorranno entrare nei campionati. Sono queste le occasioni migliori, piuttosto che poi ritrovarsi in pre-season con situazioni difficili da gestire. Meglio fin da, per quanto ci si può sta giocando insomma, la vittoria del GP, insomma, tanti ragazzi comunque si sono allenati e sono pronti alla serata, diciamo è il luogo migliore, quindi per avere determinati contatti, cercare di chiarire subito, smussare gli angoli che possono starci, insomma, nella formazione di un sim driver. Schumi Legend intanto prende spazio nei confronti della concorrenza, inseguito da Magico Sonny, Di Legge, Antonio, Fabio il Surname, Daniele Play, Raffo Idex, Taglio Sass, Emis e Lele Salva a chiudere la top 10. Torna sul gas in questo momento Schumi 91 Legend, ultime due curve in discesa, è stato un grande strappo nei confronti di Magico Sonny che purtroppo è un po' tarpato da Joe Punk che da doppiato non può essere sopravanzato finché non si passa sulla linea del traguardo. Da adesso allora Magico Sonny potrà cercare il sorpasso, ma già dietro di lui pressa ed anche tanto Di Legge, ma anche leggermente largo qui Magico Sonny in uscita dalla prima curva, quindi attenzione anche a livello di penalità con gli avvisi. Di Legge che per il momento è sì scia a Magico Sonny, ma dovrà fermarsi per scontare il drive-thru. Certo, Raffo Idex all'attacco di Daniele Play, ma non riesce a sopravanzare il pilota alpine. La sfida dall'età media decisamente inferiore alla maggiore età tra il giovanissimo Daniele Play e l'altrettanto giovane Raffaello Morga, che pressa per il momento nei confronti del pilota alpine, ma TRS disabilitato, c'è poco da inventarsi se non una grande manovra da parte del campione in carica della Pro League, Fabio il Surname, che alla 6 stava cercando un varco nei confronti di Antonio, che ha resistito brillantemente con questa gomma media. Non facile stare lì, anche perché la pista sobbalza molto, non è affatto facile affrontare nel migliore dei modi quella curva quando si è da soli. Addirittura l'hanno fatto affiancati, paralleli, i due piloti con Antonio 72 che si è ben difeso in quel frangente nei confronti di Fabio Sonny. Prosegue per il momento Di Legge, magari spera che accada qualcosa, aspetta che il gruppo si scrani per poi andare a scontare il drive-thru. Lele salva 3 secondi di penalità, purtroppo tra l'altro Lele è sprofondato in 14esima posizione quando era in questo gruppo con Fabio, Daniele Play, Raffo Idex, perciò Stem anche prima del testa coda,
per entrare abbondantemente in top 5, credo che la sosta e la doppia sosta effettuata insieme a Fabio Surname poi lo abbia retrocesso pesantemente con le posizioni in classifica. Antonio viene anche sovrapassato da Daniel Pay, che si costruisce una bella manovra, cerca di restare sotto al secondo, si lancia poi Raffo Idex nei confronti del suo compagno di scuderia, ma c'è poco di teammate, ecco, in questo campionato. Si è dovuto lanciare vigorosamente Raffo Idex per ottenere la posizione, piloti che hanno movimentato, ecco, si sono attivati il prima possibile nel sorpasso di confronto di Antonio per restare sotto al secondo e tenere la coda di Fabio Surname. Vai box di legge per scontare il drive through, mentre le salva, ha perso la macchina completamente in ghiaia. La bandiera gialla per il testa coda di Lele Salva in uscita della 7. Purtroppo è un film, mi duole dirlo, già visto con Lele Salva in questa stagione, tanto tanto potenziale, che però non sempre si è concretizzato in poi nelle classifiche finali. Ancora Raffo su Daniele. Daniele che è fuori dal secondo adesso nei confronti di Fabio Surname. Allora DRS è disponibile per Raffo Inex, che si mette davanti al pilota Alpin, prova a ricucire nei confronti di Fabio, che è a 1,7 secondi dalla coppia di testa. Sciomilaggio del Magico Sonny con 5 giri al termine. Sicuramente la lotta con Antonio va leggermente largo con Fabio Surname, ma arriva la penalità per Fedecarta 94. Andando così largo lì, pensavo fosse arrivata la penalità per Fabio, invece per il pilota in undicesima posizione. Fabio Surname 1-2, sta spingendo veramente tanto per rientrare nel secondo nei confronti di Sciomi Magico. Infatti fa anche la migliore prestazione in 1.05 203 millesimi. Allora salita a curva 1, sfrutta bene tutta quanta la pista, inizia a tondeggiare lì davanti intanto Sciomi nei confronti di Magico, che non devono bisticciare troppo questi due ragazzi, perché magari adesso stanno ragionando sul fatto sì, ci giochiamo la vittoria noi due, battagliamo. Però lì almeno di mezzo secondo c'è Fabio Surname che sta dando tutto per rientrare. Lotta intanto tra Taglio Sassi e Giuseppe Federic, che va molto largo. Il pilota Red Bull è andato molto lungo in curva 3, ne approfitta allora Stem per cercare di risalire. Ritiro addirittura da parte di Lele Salva. L'ha persa l'ultima curva. L'ha persa allora, in trazione sul muretto che separa la pista dalla pit lane. Troppo scatterà dalla 17esima, invece no, non credo che scatterà, perché è un po' un rage quit questa parte di Lele, che non lo ritroveremo poi al via della prossima gara di gara 2. Sotto al secondo intanto Fabio nei confronti di Sonny, e a sua volta insegue Sciomi Legend. Si fa vedere Daniele intanto in salita a curva 1, purtroppo a meno di una lotta molto prolungata tra i primi tre sarà difficile per Raffo e Daniele rientrare in lotta per il podio. Dall'esterno intanto Sonny ci prova a curva 3 nei confronti di Sciomi Legend, che fa le spalle larghe, difende la posizione. Allora vediamo se Fabio il surname, no, è troppo lontano per cercare un varco. Ha il DRS Sciomi Legend, perché era stato sopravanzato da Sonny prima del detection point, e quindi non si smuove troppo la situazione. Si muovono invece Raffo e Daniel Pre, che si sono scambiati la posizione, ma poi sono tornati a come li avevamo trovati all'inizio di questa 15esima tornata, con il pilota Ferrari davanti a quello Alpin. Sta tenendo bene per il momento Antonio, 2 secondi comunque da questi piloti con la gomma morbida e nuova. Fabio molto vicino a Sonny, addirittura alla penultima curva dall'esterno. La testa come sincronizzato, incredibile questa immagine con Fabio e Sonny che hanno esagerato all'ingresso della penultima curva, andando sul cordolo interno dall'onboard di Sciomi. Si è guardato, ne dubito, perché insomma le ultime due curve ci si concentra sul punto di corda nel portare il quanta più velocità possibile, però si è dato uno sport agli specchietti, ha visto entrambi i suoi rivali finire in testa coda nello stesso modo. Credo abbia tirato un sospiro di sollievo. Vanno a battagliare quindi per il podio Daniele Player, Raffo Inex. Capire dov'è, forse è la persa in trazione. Sì, sì, anche lui è la prima curva sul cordolo esterno, sicuramente. Sappiamo quel cordolo quanto quanto è cattivo, ecco. Diciamo cattivo per non dire altro. Errore tipico, purtroppo, che ci può anche stare. Allora, per il ritiro di Taglio Sass, che scatterà poi in gara 2 dalla 16esima posizione, Fabio. Non credo di nuovo testa coda di Stem. Stem, eh sì,
Sì, errore di Sdem, sì. E forse ha commesso un errore anche Rafoidex, perché ha perso 3 secondi di colpo nei confronti di Daniel Play. Ha un danno all'ala addirittura Rafoidex, manca completamente la paratia laterale sinistra. Decide tra l'altro di tornare in box quando siamo al penultimo giro. Davvero una scelta particolare da parte di Raffaello Morca, che poteva comunque scattare alla top 5. Ringrazio allora. Sì, probabilmente poteva concludere la gara sicuramente con un po' di difficoltà, però così perderà tantissimo tempo e sì, tanto insomma taglio sasso, purtroppo ha commesso un errore da novizio, ma nemmeno più di tanto, perché ne ha fatto un errore simile proprio di legge, finendo in testa con anche lui l'uscita da curva 1. Come detto, il cordolo esterno è molto alto ed il gioco è molto severo a livello di avvisi. Troppo di legge dal giocarsi la vittoria, scivola addirittura in undicesima posizione. C'è lotta tra Emis e Stem, invece Emis che ha perso la vettura e non ha più nulla a livello aerodinamico sulla parte anteriore della sua AS. Purtroppo stanno arrivando di colpo tutti questi errori. Mi auguro calma per gara 2, poi, perché insomma, al 25% ci può anche stare, che insomma, una gara un po', insomma, è ciò che vorrebbe in realtà la Formula 1 Liberty Media con la F1 Sprint, cioè è una cosa fatta apposta, perché dai, guadagnate posizioni, menatevi, fate show e poi nella gara al 100%, se volete, fate delle strategie. E mi auguro, ecco, nella prossima gara al 50, ragazzi, siano attratti. Poi, perché cioè, sono state anche delle belle manovre, una bella lotta tra Fabio e Antonio. Fabio che adesso è a 2,5 da Antonio con testa quota, difficilmente rientrerà. E abbiamo visto dei bei sorpassi, però anche qualche manovra un po' al limite. Daniele era tornato sotto al secondo nei confronti di Shumi, incredibile il passo da parte di Daniele Play, o forse uno Shumi che questi ultimi giri ha alzato un po' il piede per non esagerare, anche vedendo come i due rivali dietro di lui sono finiti in testa coda. Allora siamo nel corso dell'ultimo giro con Shumi Legend che sta per andare a prendere la bandiera a scacchi. 17 posizioni guadagnate, scattava dall'ultima posizione approfittando di due safety car ed una strategia rischiosa a livello di usura della gomma morbida. Shumi Legend va a vincere questa gara 1 con la Summer League 2021-2022. Questo GP al 25% se lo porta a casa il pilota Alfa Romeo, che poi scatterà dall'ultima posizione visto che avremo la griglia invertita. Fabio Insolemo ottiene il podio con... dove è finito? C'era... mi sono perso qualcosina. Qualche penalità c'è stata, sì. E ricordiamo l'ordine inverso dei primi 12 piloti, quindi qui ora vediamo se Di Legge o Ezio, no, piloto Di Legge a questo punto partirà in prima posizione, secondo Ezio, poi terzo Raffa e poi via via tutti a scalare. Molto bene, allora podio conclusivo con Shumi 91 Legend davanti a Daniel Play e Fabio Il Surname, poi Giuseppe Federic all'esordio insieme ad Antonio Tio 72 portano a casa una top 5, sesta posizione per Magico Sonny, poi Fede Kart, tanti esordienti e piloti, insomma i primi chilometri su Formula Italian Team, ne fa piacere. Così come Alessandro, in realtà è Gallians, però mi trae in inganno con questo nickname. Comunque anche Ezio, Tartaruga, Joe Punk, la prima cosa insomma è portare la vettura al traguardo, non riavviare il giro in prova a tempo, concentrarsi su quella singola curva, ma fare quanti più chilometri possibili. Mano a mano poi i tempi verranno. Prima di tutto bisogna portare al traguardo puliti, perché può capitare qualche penalità, ma almeno puliti nei duelli. E qualche bella azione, come detto, l'abbiamo vista, qualcosina da rivedere c'è, meglio che l'abbiamo visto fin da subito, così magari cerchiamo di smussare determinate manovre prima possibile, o almeno consigliare di smussare se poi uno insomma vuole essere aggressivo, poi libero di esserlo, però i punti licenza poi parleranno, ecco. Assolutamente, il taccuino sarà molto attento a certe manovre. E allora Shumi 91 Legend, ennesimo trofeo in questa sua, tra l'altro anche per lui, stagione d'esordio su Formula Italian Team. Si è trovato a competere contro un ritrovato Tals in Sport, ha ben figurato anche in Master League in Brasile, è andato a combattere per la zona podio, troppo appena fuori poi sotto a bandiera scacchi proprio insieme a Tals e Stem in Brasile, hanno fatto un GP 70 giri, tutti e tre in trenino a tirarsi tra di loro, a combattere fino alla bandiera a scacchi.
Vince anche questo primo GP con la Summerling davanti, un altro compagno di mille battaglie, proprio Daniele Pei, con la quale ha militato in Sportlink. Poi Fabio Zurdemi in terza posizione, Giuseppe Federic in quarta, Antonio Tio 72 in quinta, via via Magico Sonni, Fedecart Slam, Alessandro FDC, Raffo Ilex, Ezio Di Legge, Tartaruga, Emis, Joe Punk, Taglio Sass, Lele Salvadella, con questi ultimi tre piloti che non hanno purtroppo visto la bandiera a scacchi. Tra pochissimo, insomma, giusto il tempo di rifare la griglia, ci ritroveremo per gara 2. Questa volta saremo ovviamente sempre in Austria, ma al 50% con la griglia invertita dei primi 12 classificati di questo GP. Io quindi ringrazio, cioè, tutta quanta la chat. Buonasera, ben ritrovati a tutti, nonostante le difficoltà iniziali. Ci prendiamo un 5 minutini di pubblicità, giusto per ricreare la lobby, fare le griglie e tutto il resto, e poi torneremo quindi con il secondo round di la seconda gara di questo primo round con la Summer League 2021-2022. A tra poco. Eccoci ragazzi, questo è il Nutlast Car. L'impressione sembra un simulatore come tutti, ma ci sono tanti piccoli dettagli che lo rendono unico nel suo genere. Il tutto parte intanto dal fatto che sia un pacchetto completo. Abbiamo il computer, la centralina, il casco che è stato modificato per fare spazio al visore, per rendere i fili invisibili e per far sì che non creino nessun problema mentre chi guida sta, insomma, vivendo la sua esperienza virtuale in pista. Ma ci sono tante cose, partendo dal fatto che tutto si muove sul software che gestisce la macchina. Il software è un software appunto della Nutlast Technology che si chiama AirSim. Partiamo per esempio da qui davanti, dove ci sono due ventole della velocità massima di rotazione di 22.000 giri al minuto e che servono appunto per dare la sensazione al pilota virtuale che è all'interno del simulatore dell'aria che proviene proprio dal tracciato, proprio per dare il massimo senso di simulazione possibile. Un altro dettaglio è il G27 modificato, che è stato appunto adattato alle funzionalità della macchina in sé. Parlavamo anche del casco, che come detto è stato modificato per accogliere appunto il visore, che è il cuore pulsante. Ci sono poi queste due piccole ventole che servono nel momento in cui non sono accese le ventole anteriori più grandi, servono per creare un vortice d'aria ed evitare che le lenti del visore si possano appannare e possano quindi compromettere la visione del giocatore, che è tutto. C'è anche un impianto che comprende all'interno del simulatore questi quattro speaker posti ai quattro lati e un sub che è disposto poco dietro la pedaliera per una potenza totale di circa 500 watt. Gli interni sono in pelle, foderati. I pannelli esterni sono rimovibili, quindi possono essere assolutamente personalizzati a seconda di quello che insomma è l'esigenza da chi utilizza la macchina completa. Come vedete, parlavo prima del fatto che tutto il modulo sia insomma un pezzo unico. Qui c'è l'ingresso della corrente che va ad alimentare la centralina e tutti i sistemi interni, quindi processore, pedaliera, volante, tutto quello che serve e che c'è all'interno dell'Atlas Car. Quindi io direi che ormai ho detto praticamente quasi tutto, non resta che saltare al bordo, ci andiamo a fare un bel giro in pista sul circuito del Mugello su una Ferrari SF15H. Eccoci qui. Questo è quello che vediamo dall'interno, guardate che bel panorama, vedono anche i meccanici, la tribuna. Di qua possiamo vedere i box, i segnali, bel simbolone Ferrari con tutte le gomme lì dietro. Però quello che interessa a noi adesso sarebbe anche scendere in pista.
pista al Mugello, quindi bucine per lanciarci verso il primo rettilineo, apriamo il DRS, occhio all'uscita. Con l'evento che si ha davvero una sensazione di immersività notevole in tutto il contesto, ci si lancia verso la San Donato, velocità massima oltre 310 km orari, poi staccata forte fino alla quarta, bisogna tenere la corda, si può soffrire anche leggermente di sottosterzo e via con la prima chicane, poggio secco, curve 2 e 3, giusto tenere la corda così, poi via giù, tutto il gas, ancora sinistra destra. E ci si lancia verso la Casanova Savelli, che ci porta poi con questa compressione a uno di quelli che poi diventa uno dei punti più spettacolari del tracciato. Arrabbiata 1 in salita e arrabbiata 2 ancora in salita, non si vede l'uscita che è cieca. Ancora in discesa una chicane, destra, sinistra, bisogna mantenere la corda, occhio al gas. E ancora a destra, decompressione, bellissima. Occhio alla corda e poi ancora un punto molto spettacolare. Le due velocissime curve che ci portano verso l'ultima, la Bucine di nuovo. Dalla settima marcia, quasi 300 km all'ora, si scende in quarta. Un po' larghi e poi si va a stringere per cercare la corda. Via giù di gas, si apre il DRS. Massima velocità per andare a concludere il nostro giro sulla pista del Mugello, davvero fantastico! Amici di Formula Italian Team, sono qui e per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega delle Master? Io vi saluto! Ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito! Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. Quando vuoi, riattacchi tu, mi dai la linea? Eccoci ritrovati, avete sentito anche un buon, è freschissimo, lo vediamo anche qua, abbiamo il mosaico, siamo a disposizione, abbiamo anche il mosaico con un freschissimo Luca Flaminio, buonasera, ben trovato bello, Luca. Bello docciato, estivo, siamo quasi a giugno, benvenuti avventori estivi, eccoci qui. E io che pensavo fossero le lacrime di ieri, quella freschezza che ti si vede in mondo. Ma la vivo ancora bene perché dici vabbè dai, sono 7 gare di 21, ne mancano 14, sta già succedendo di tutto, cosa potrà ancora succedere, per quanto a lungo potrà andare male. Molto bene, allora ci siamo con gara 2, diamo maxi schermo quindi con le immagini dalla pista. Gara 2 che, come detto in precedenza, sarà al 50% con la griglia invertita dei primi 12 classificati e poi via via tutti gli altri piloti che sono arrivati al traguardo, sopravvissuti in particolar modo ai vari caricamenti della stanza, insomma alle...
panico che c'è stato tutto sommato nel corso di questa serata. Di Legge, quindi, che ha chiuso in 12esima posizione nel GP precedente al 25%, scatterà dalla pole position, prima fila insieme ad Ezio 1973, seconda fila con Raffo Idex ed Alessandro FDC in arte Gallians, terza fila con Stem e Fedecart 94, quarta fila per Magico Sonny ed Antonio, quinta fila con Giuseppe Federic e Fabio Il Surname, terzo classificato nel precedente GP, secondo classificato Daniele Pei e primo Show Me Legend, via via Tartaruga, Emis, Taiusas, Lele Salva, Della. Uno sguardo anche alle gomme, vanno tutti sulla soft, fatta eccezione per Di Legge che dalla pole va con la media, idem Raffo Idex alla terza posizione, così come Stem dalla quinta, fanno lo stesso Sonny e Antonio dalla settima e dall'ottava, e poi dalla decima, undicesima e dodicesima posizione Fabio Il Surname, Daniele Play e Show Me Legend vanno anche loro sulla gomma banda media. Luca, non so se hai dato uno sguardo a gara 1, qualche fase, o se c'è qualche nickname che ti ispira, insomma, nel corso di questa summer. È essenzialmente sì per passare l'estate e avvicinarci a F1 22, ma anche per testare i nuovi ragazzi, ecco. Ma allora ti dico, io ho visto proprio la fase finale di gara 1 e sono rientrato da un padel molto intenso, quindi mi sono avventato sulla pista, e al netto di questo avevo visto bene nei test Magico Sonny, faceva dei tempi interessanti. Certo, questa non è una pista particolarmente selettiva, però è uno dei nomi che sono curioso di vedere. Molto bene, Marca, ti vuoi già esprimere oppure il taccuino dice li devo ancora inquadrare? Ma senti, li devo ancora inquadrare. Ho visto però due o tre ragazzi che vanno, dei nuovi, quindi vediamo. Beh, vedere vediamo. Anche Raffo Idex, vedere ragazzi che magari hanno avuto tanti impegni durante la stagione, comunque tornare a cimentarsi a quella che è la fine vita del gioco, perché non dimentichiamoci che con l'anticipazione del 28 giugno siamo a meno di un mese dal nuovo gioco. Eh già, si riparte tra poco. Tra pochissimo. Siamo mai fermati? Almeno agosto, dai, quello qualcosa, le ferie lì le avremo. Si riparte tra pochissimo anche con gara 2 per questa Summer League 2021-2022. Di Legge ed Ezio dalla prima fila, inseguiti a Raffo Idex e Alessandro FDC. Attenzione alla fila sul teleschermo di destra, perché la maggior parte dei piloti scatteranno con la gomma media, quindi avranno forte difficoltà rispetto al resto della concorrenza. Ad esempio, con uno Stem già velocissimo, sale in quarta piazza, lì nelle ritrovi un po' testa coda in testa coda. Gallian, credo non ci sono stati contatti, credo che abbia proprio sbagliato completamente la staccata e ha preso in pieno, credo proprio Stem. L'ho visto entrare molto garibaldino in curva 1, finire in testa coda, ma credo fosse già saltata la sospensione, ecco, una volta andato in testa coda, quindi vettura diventata ghost e in teoria non dovrebbe aver creato troppi danni ai piloti dietro di lui. Per il momento regime di virtual safety car per rimuovere la Red Bull di Gallians, che è finita mestamente nella via di fuga. Per il momento a livello di ali Stem sembra in ordine, così come Fabio. C'è un danno invece per Antonio Tio72, peccato, aveva chiuso con una splendida top 5 in gara 1. Magico può provare a rientrare, può provare a rientrare magari con la virtual safety car cercando di perdere poco tempo, peccato perché è già sulla media, quindi a questo punto dovrebbe provare ad andare o su una soft e doppia sosta sperando in un'altra interruzione o una hard, ma la safety car non gli aiuta perché si riparte. E allora di nuovo via per Di Legge, Magico Sonny guadagna la posizione su Antonio che torna ai box, dando uno sguardo rapido in precedenza non abbiamo visto altri danni, in realtà torna ai box anche Lele Salva che era in 12esima posizione, lotta con Ezio che tarpa un po' le ali al giovanissimo pilota Master League Raffo Idex, inseguito dal suo compagno di mille battaglie, anche Desordio in Premier League Stem, che cerca un varco quasi addirittura in tre verso proprio curva 3 dall'esterno. Raffo Idex riesce a chiudere un bel sorpasso in confronto di Ezio, che arriva leggermente lungo in frenata, sgondola la sua vettura poi a centro curva, arriva ad appoggiarsi addirittura a Raffo Idex, che riesce comunque a chiudere il sorpasso, deve attivarsi il prima possibile Slam, però non c'è spazio, qui in discesa verso la staccata della 4. Poi Rex è riuscito a fare una manovra perfetta perché si è messo nella condizione di poter ora seguire Di Legge, 2 secondi di ritardo in una pista così corta dove tutti girano molto vicini non è facile, ma è la posizione migliore, doveva diciamo snodarsi da alcuni avversari che aveva davanti, ora è in una buona posizione per inseguire, vedremo quale sarà il passo gara. Sta risalendo un po' anche Magico Sonny, mentre Antonio To ora dovrà ripartire e riparte con una gomma media, quindi torna sulla gomma media sperando in un'altra interruzione e andando lungo. Ah, comunque
giro 3:36, gara assolutamente lunga, piloti mano a mano si rubano la migliore prestazione. Stem riesce al sorpasso nei confronti di Ezio andando all'interno di curva 1. Vediamo se anche Fabio con la possibilità di utilizzare il DRS cerca un varco già verso l'esterno, brucia insomma, in quell'accenno di curva 2 che almeno insomma, anche Magico Sonny mano, nominano in questo modo. Magico Sonny viene sopravanzato da Daniele Play. Sì, sì, Daniele Play ormai lo conosciamo in questo primo anno su Fit, certamente un osso duro, quindi Magico Sonny deve vedersela certamente con un pilota molto combattivo. Gruppo che mano a mano si sta andando a scranare e stanno venendo fuori sì le prestazioni, ma anche la differenza di pneumatico è paradossale in realtà quest'ultima cosa, perché i piloti con la gomma soft sono tutti quanti nella seconda metà della classifica, nelle prime 8 posizioni, tranne Ezio, abbiamo tutti gli altri sulla gomma. Su Ezio quasi ci prova alla penultima. Sono, insomma, la maggior parte dei piloti li stiamo vedendo, già li conosciamo, militanti nei campionati ufficiali, in ciò come aveva ben detto in precedenza in apertura Luca, un Magico Sonny che per il momento guarda Daniele Play andare all'interno nei confronti di Ezio, lungo però Magico Sonny ha completamente centrato e mandato in testa quota Ezio, che si trova in una situazione terribile, fortunatamente il ghosting da una mano. Attenzione Tartaruga! Non so con chi si è toccato, ho visto la vettura rientrare in pista con Fede Kart. Deve aver sbagliato, l'ho visto con la coda dell'occhio perché stavo scorrendo le vetture in grafica e c'è stato un impatto davvero terribile a centro curva. Non ho però capito se Tartaruga aveva perso la vettura e è stato colpito da Fede Kart che stava sopraggiungendo, o se c'è stato un aggancio. Ma mi sembrava fosse già girato Tartaruga quando è arrivata Fede Kart. Tutto ciò credo in uscita dalla 1, insomma credo un po' il caos generato dalla toccata tra Magico Sonny ed Ezio non ha aiutato, insomma purtroppo Tartaruga ha finito in testa coda, poi travolto a quanto pare da Fede Kart 94. Allora safety car per approfittarne anche della, intanto è il secondo drive-thru che riceve, oppure la grafica diciamo è inclemente nei suoi confronti. Ne approfitta per andare box Fabio il Sornemo in questo regime di safety car, passare già alla gomma soft, ma insomma siamo questa volta metto al 50%, quindi credo dovrà fare un'ulteriore sosta per poi tornare su una gomma media. Piloti hanno a disposizione insomma tutte le gomme che vogliono, visto la stanza è stata ricreata, quindi possono inventarsi le strategie più fantasiose. Vanno in box anche Emis, Magico Sonny ovviamente per riparare l'ala danneggiata in quel contatto con Ezio, e Tartaruga per fare lo stesso, quindi doppio pit stop in casa Alfa Tauri con due ali sostituite. Speriamo non gli montino quella danneggiata da parte di Sonny, hanno tempo perché deve anche scontare i 5 secondi di penalità Tartaruga. Oh, rischio di Emis in uscita dai box, è passato a un millimetro dal muro alla sinistra in uscita, fortunatamente non l'ha preso. I piloti che si sono fermati sono andati sulla media Emis e Tartaruga, sulla soft invece Sonny e Fabio il Surname, che adesso si raccoda il gruppo in decima posizione. Davanti a lui c'è Della, che però dovrà scontare almeno un drive-thru, poi non so se sono davvero due, poiché la grafica era uscita due volte, ma insomma, percepisco dell'impegno nel volerne prendere due, quindi vedremo. Vado a verificare, sono due. Ahiaia. Sono dalla grafica anche della direzione gara, sono due comunicazioni. E allora dovrà, avrà solo un giro di tempo, ecco, se vuole restare nel gruppo, battagliare un po' e poi eventualmente andare a scontare il drive-thru, visto che di norma sono tre giri disponibili, lui ne deve scontare addirittura due, quindi almeno per chiudere la gara ed evitare di essere squalificato. Siamo, come detto, soltanto nel sesto giro, quindi ci sarà anche l'occasione poi di ricucirsi al gruppo, nonostante questi circa 40 secondi di penalità che poi dovrà andare a scontare. Questa situazione ci offre una parte interessante, perché Raffo intanto si mette nella condizione di stare nel posteriore di Dilegge, e prima sembrava un filino più veloce, 2-3 decimini era riusciti a limarli e il vantaggio di Dilegge era sceso a 1,8 da 2,1. E in più alle loro spalle ci sono Stem e Daniele Play, che sono due piloti insomma comunque mediamente veloci, e potrebbe essere interessante anche vedere se saranno in grado di tenere il ritmo in un circuito che dovrebbe aiutare da questo punto di vista.
Ci è tornato a trovare in chat anche il buon Shield 27. In realtà lui è Shield in arte, Max Pasile, non il contrario. Che dopo questa serata, quindi ci fa sapere che insomma, bisognerà calmare gli animi ai box. E Max, non so, i ragazzi, vedi, non crescono più come in Formula Open come noi. Adesso è facile, uno arriva, ah, c'è la Summer, entriamo. Invece noi ce la siamo dovuta sudare. E anche quelle poche occasioni uno voleva ben figurare, purtroppo. Qualche contatto di troppo l'abbiamo visto. Come detto in precedenza, speriamo i ragazzi riescano a smussare il prima possibile queste tra virgolette asperità nel proprio stile di guida. Anche se in realtà in alcuni gruppi sto vedendo abbandoni, rage quit. Quindi spero che la prossima stagione i ragazzi approcceranno nel migliore dei modi. Comunque, i campionati che verranno. Nilege torna sul gas per andare a iniziare la settima tornata. Diamo uno sguardo anche a Fabio, perché insomma è osservato speciale, era lì lotta per la top 5, va infatti subito a sopravanzare Della, che non oppone troppa resistenza anche a causa dei due drive-thru che dovrà scontare, di 3 secondi di penalità che ha da poco ricevuto. Pilota è Magico Sony in una brutta posizione, sì, perché è in un gruppone, mamma mia! E infatti deve andare all'interno, passa ad un pelo da Ezio, alla fine ne approfitta Lele Salva, che ha avuto strada spianata all'esterno, e spesso lì la strategia di andare all'esterno funziona, e addirittura va anche su Ezio Lele. Oddio, o è un allagato o si è completamente spento il volante. Lele Salva che ha tirato dritto in curva 4. No, credo sia stato qualcosa al volante, non ho dubbi. A meno che... 3 secondi per Raffo Idex. E dicevo, a meno che ho visto che c'è stato un contatto in rettifilo, non vorrei che Lele se la sia un po' presa, perché era completamente affiancato e si è visto speronato di fianco. Lo comprendo, però lo puoi fare da paddista con il volante, con tutti questi ritorni di forza. Cioè, io per carità auguro il meglio, ma rischia anche uno di farsi male. Lo devi mollare il volante. Mamma mia, sì, una volta che arrivi lì potrei lasciarlo completamente. Se hai un Fanatec con un ritorno di forza ben impostato è molto dura. Bisticciano intanto Stem e Daniele Play per la terza e quarta posizione. In precedenza è stata davvero incredibile la mossa di Antonio nell'andare a sopravanzare tanto Ezio, adesso in lotta con Magico Sonny. Proprio in questa curva Antonio era andato all'interno nei confronti di Ezio, che poi a sua volta si è visto quasi insediato da Sonny. C'è stata quella toccatina con Lele Salva, un po' di parapiglia a centro gruppo con i piloti, almeno cronometricamente parlando, più rapidi, che stanno cercando di risalire dopo aver effettuato la sosta a causa o a livello strategico come Fabio Surname, oppure di un danno all'ala come Magico Sonny. Intanto davanti non scappano, infatti rimangono a gruppo compatto di Legge, Raffo, Sdem e Daniele Play. C'è aggiunto alla contesa anche Shumi Legend, è stato il vincitore della gara sprint. Un po' di notte anche tra Tartaruga ed Ezio nelle posizioni di rincalzo, la 13esima e la 14esima, con Tartaruga che riesce ad avere la meglio del pilota in Mercedes. Altro Mercedes si trova proprio nel panino della scala reale, circa, sono insomma le 5 posizioni che si stanno contendendo la vittoria, con Di Legge, Raffo Idex, Stem, Daniele Play e Shumi Legend. Più staccato a 2 secondi Giuseppe Federic, lotta anche tra Antonio e Taglio Sasso. Invece Taglio Sasso che è uscito l'ha persa all'uscita di curva 3, vettura che con l'effetto pendolo è andata verso l'interno, è andata a distruggere la sospensione anteriore destra, ovviamente non poteva non entrare la vettura di sicurezza. La seconda della serata con Della, intanto che era di nuovo andato ai box, quindi per presumo scontare il suo spero secondo drive-thru, spero gli venga notificata adesso la safety car, perché insomma ne ha appena scontati due, sarebbe davvero un dramma riceverne un altro. Della 153 al momento in 14esima posizione, perché sta per sopravanzare ciò che è rimasto insomma della Williams di Taglio Sasso. Bisticciano, no, ci sono delle soste, non c'è Federico, di posizioni, ma Giuseppe Federico e Fedecart vanno ai box per cambiare la gomma soft. Loro possono andare in fondo con la gomma media, mentre davanti non si sono fermati, quindi non lo so, forse adesso erano un po' troppo avanti. Io quasi quasi la hard l'avrei tentata per evitare di ritrovarmi nel traffico dopo.
Beh sì, per questi due piloti che si sono fermati si parla di un passaggio dalla soft alla media, quindi ci poteva stare a livello strategico, diciamo, più tra virgolette telefonata, ecco, più fattibile. Lì davanti forse c'è anche un po' il timore di finire nel traffico, nel non mettersi in situazioni spiacevoli, nella quale sono finiti proprio in gara 1 di Lecce, Stemmo purtroppo dopo un suo testa coda, invece idem Raffoirex, anche non abbiamo ben capito cosa è successo al pilota Ferrari in gara 1, è stato in lotta insieme a Daniele Pei, poi di colpo l'abbiamo ritrovato con la danneggiata, ha deciso di andare in box semplicemente alla fine del penultimo giro e quindi poi scivolato nella classifica finale. Schumi invece dall'ultima posizione ne ho dovuti fare di sorpassi, estremamente pulito, anche rapido e astuto nel capire quando attaccare. Ecco, ne abbiamo visti tanti di piloti rapidi e con la foga, il voler prendere la posizione il prima possibile nei confronti anche di piloti novizi, che magari insomma un po' come la domenica, no? Il pilota amatore in pista, anche se ha una manovra bonaria, ti fa quel cambio di traiettoria di colpo dove lui magari si voleva togliere di torno e invece poi fa danni, avvengono travolgimenti terribili. Ezio torna ai box. Vediamo se Ezio aveva danni, perché la mia curiosità personale dopo quel contatto con Lele Salva, no, non c'è il cambio d'ala, solo cambio gomme per andare sulla media, quindi copiare la strategia di Giuseppe Federico e Fedecart. E allora anche Della ha messo la media. Sì, Della ha approfittato e a 40 secondi per momento da Ezio, però insomma dovrebbe riuscire a riaccodarsi. Siamo adesso di Reggio presso la safety car, quindi sta per andare poi alla conclusione di questo, sarà il primo giro dietro alla safety car, di solito 2-3 sono concessi. L'ha presa prima la safety. Siamo già al secondo. Austria è corta, un minutino. E allora Della deve anche spingere, rispettando il delta speriamo, per riuscire a riaccodarsi. Safety car che vediamo se già decide di tornare ai box, poiché sono tutti accodati fino alla 12ª posizione. No, stavo pensando alla strategia dei piloti davanti, perché è vero come hai detto tu in precedenza, ovvero la paura di finire nel traffico, ma ora per quanto abbiano un ottimo passo potrebbero finire lo stesso nel traffico, perché non credo che si fermeranno tra più di 10 giri. Safety car, infatti, la spegne le luci e rientrerà al termine di questa tornata. Su questo gruppo è interessante anche la strategia di Fabio Surname, che non ha approfittato per rifermarsi e riandare sulla media, ma ha deciso di continuare su questa gomma soft, quindi un carnier strategico decisamente colorito. Di Lecce ondeggia per riportare in temperatura le sue gomme medie, quasi sembrava scappare il posteriore della sua Alfa Romeo, invece torna sul gas vigorosamente per andare ad iniziare la 12ª tornata, quindi il primo terzo di gara per questo 50% con gara 1 della Summer League 2021-2022, gara 2 del primo round. Tanto era una mia riflessione personale, sono ancora davvero poco abituato a rivedere le vetture così, sono talmente abituato alle estetiche del 2022 che adesso guardando il gioco mi sembra già tutto così strano o vecchio. Però sono belli i cerchi almeno, cioè, le F122 sono bellissime, hanno messo un piatto di plastica della Sagra a coprire quel cerchio bellissimo. Fabio Surname nella ripartenza non ha approfittato per andare a bruciare Schumi Legend nel rettifilo che collega curva 1 alla 3, poi leggero accenno verso sinistra della 2, sarebbe oddio, in realtà ti perdi un'occasione di sorpasso alla 3, però la chicane che con la MotoGP stata introdotta tra curva 1 e 3, insomma, sarebbe interessante con le vetture da Formula 1, magari crea un'Austria più diciamo meno da trenino di DRS, insomma un po' come la chicane finale in Catalogna, cioè un punto dove magari un pilota più bravo può fare la differenza, una zona di DRS in meno per evitare i trenini. Sarebbe interessante, ecco, averla qui sulla sinistra dove sta arrivando adesso Fabio il Surname, c'è lo spazio, c'è anche un layout, un passaggio, ecco, per il layout breve del circuito del Red Bull Ring. Tra l'altro devo dirti la verità, a me il circuito del Red Bull Ring è sempre piaciuto così, sin da quando l'ho conosciuto alla fine degli anni 90. Emis, anche lui, safety car, l'ha persa proprio come taglio Sass. Sì, anche lui, in uscita in trazione alla 3, ennesima safety car. Mamma mia. Davanti, secondo me, adesso devono farseli due conti,
perché sono in finestra per mettere la soft e andare in fondo. Con 20 giri potrebbero farli. Bisogna gestirla un po', però iniziando a ragionare che hanno sempre meno giri, più safety car ci sono, meno giri hanno per creare gap. E forse c'è anche la voglia di stare più davanti possibile in attesa della prossima safety car. Magari è molto crudele come ragionamento, però è un discorso di non mettersi nel traffico ed evitare insomma, possibili capovolgimenti strategici che potrebbero arrivare più avanti. In realtà i nomi cominciano ad essere finiti, perché in realtà un peccato per Emi, Staglio, Sass, le salva decisamente inaspettato, così come Gallians in curva 1. Però insomma, le safety car che possono uscire, se non vado errato, sono 7. Diciamo, durante la stagione lore, non ricordo in quale frangente era uscito questo, un valore limite, insomma, un numero massimo di safety car che possono entrare in gara. Siamo già alla terza più una virtual safety car. Shumi Legend, allora, andando ai box, passa la gomma soft per provare ad andare fino in fondo. Ripartirà dalla 13ª ed ultima posizione. Livello di classifica, approfittiamo anche di questo attimo di calma per darle al volo. Ovviamente sono quelle di gara 1, con Shumi al comando con 25 punti. Non c'è il sistema di punteggio che abbiamo avuto nei campionati di quest'annata con Formula 1 2021, quindi con 25, 18, 15 eccetera fino alla 12ª posizione, ma c'è il punteggio fino al 15° posto, anche per incentivare i piloti a chiudere il GP. Quindi in questa gara al momento tutti andranno a punti classifica, quindi vede Shumi a quota 25, 20 per Daniele, 16 per Fabio il surname, 13 Giuseppe Federico, 11 per Antonio, 10 per Magico Sonny, poi 9 Fedecart, 8 Stem, 7 Gallians, 6 Raffo Idex, 5 per Ezio 1973, 4 per Di Lecce, 3 per Tartaruga, 2 per Emis ed 1 per Tagliosas. Raffo ha preso 3 secondi. Sì, li aveva presi da però un po'. Li aveva presi prima, sì, non avevo fatto caso. Questo non aiuta, perché Stem e Daniele Play hanno mostrato di riuscire a tenere la coda delle vetture di testa, quindi al netto del fatto che nessun altro prenda penalità davanti, Raffo Idex è con buona probabilità fuori dal podio se il passo si dimostra quello visto in precedenza. Finché restano tutti in gruppo, decisamente è essenzialmente impossibile, insomma, creare un gap di 3 secondi con un Raffo che sì, a Sterling l'abbiamo visto con un ottimo ritmo, ma insomma significherebbe in un giro, o almeno entro la prossima zona dei DRS, mettere fuori dal secondo di Lecce e poi spingere per fare quanto più gap possibile, ma insomma è abbastanza complicato. Sì, quindi... ma infatti è un po' difficile, perché è proprio il tipo di tracciato che permette poco l'allontanamento. A meno di un errore della concorrenza, safety car che di nuovo va a spegnere le luci. Ho visto un attimino una laggata di Lecce che mi ha fatto avere un piccolo infarto, però procede tutto in ordine almeno momentaneamente. Insomma, abbiamo visto questa situazione simile anche in gara 1 per di Lecce, che guidava le operazioni, poi una tempesta si è scatenata sulla sua gara. Al momento porta di nuovo in temperatura le gomme e si prepara a ridare il via a questo GP d'Austria al 50% con la Summer League. Torna sul gas allora Luigi Di Lecce per andare ad iniziare la 16ª tornata. Sono 4 giri da quando avevamo ripreso dopo il secondo regime di safety car. Di Lecce davanti a Raffo Idex, poi Stem, Daniele Play e Fabio il surname, particolarmente attenzionato dalle telecamere visto il vantaggio di mescola che ha nei confronti dei piloti davanti a lui, ma già 10 giri si iniziano a sentire nei confronti a livello di usura. Fabio è arrivato molto vicino al posteriore di Daniele Play in frenata a curva 3. Un po' di lotta anche tra le due Alfa Tauri, con Tartaruga che mette pressione a Magico Sonny. Tartaruga dall'esterno di curva 4 può far poco, anche a causa della differenza di pneumatico, al momento in vantaggio per Sonny. Shumi Legend dall'ultima posizione cerca di risalire, passato già Ezio, e Della adesso all'esterno della 5, con, per carità, Della non ha offerto una estrema resistenza, ma subito già nei confronti di Fede, che si è spostato un attimino verso destra, verso la penultima curva. Ho spaventato Shumi Legend, che però è stato bravo a scartare per lasciare spazio ed entrare in top 10.
tra l'altro segna il secondo ingresso dei quote rosa all'interno di Fit dopo Liam Murray in Prime. Ma io mi ho visto la Woman Series, Juju Noda la seguivo già da parecchio, insomma, già qualche anno fa ne avevamo parlato in uno dei pre-gara, quando addirittura stavamo fino all'una, alle due di notte, eravamo giovani, riuscivamo a restare svegli anche dopo il GP della Master League. Woman Series l'ho vista a Miami, Spagna, sta prendendo piede, ma fa sicuramente piacere, insomma, vedere che ciò c'è anche nel virtuale, insomma, c'è sempre il discorso poi delle ragazze, videogiochi, questo no, ma no, il mondo da maschi, eccetera, eccetera. Si entra in temi pericolosissimi visto che siamo su Twitch, però fa piacere, ecco, diciamo che fa piacere, basta. Secondo me tutti possono fare tutto, punto. Dopodiché sono il tempo e i fatti a capire chi può fare, a mostrare a tutti chi riesce a fare cosa. Ma va bene, finché non buttano fuori a me, poi si beccano la disputa. Dispute a tutta. Non so pronunciare la Shoah, la Shoe, quindi disputa a tutta. La Shoe, la E al contrario. Vabbè. Non la so pronunciare, quindi motto Fit disputa a tutta e via. Shumi Legend balza un passo di anche Giuseppe ed entra in nona posizione. No, Shumi sicuramente sta dando molto frutto alla sua gomma morbida nuova. La chiave sarà riuscire a gestire in maniera ottimale per non arrivare a fine gara sulle tele. Ma sta risalendo davvero velocissimo e sta facendo qualcosa di simile a quello che era successo in gara 1. Provato già a farsi vedere, stacca dalla 4 nei confronti di Tartaruga, poi si va nel guidato. Forse può effettuare la stessa manovra fatta in precedenza con Fedecarto, quindi uscire forte qui da curva 7 e stare vicino, stare sotto a Tartaruga, che però ha più sprint rispetto a quanto fatto in precedenza dalla Haas con Fedecarto 94. Resta momentaneamente davanti di Tartaruga, ma è una situazione, insomma, di pochi attimi, poiché qui sul rettilineo di partenza va l'azione di nuovo DRS Shumi Legend, forse aspetta quello tra la 1 e la 3. Decisamente più lungo e anche Tartaruga, che infatti lo apre. Sì. Sì, ovviamente Shumi ne ha molto di più, non ha neanche una scia Tartaruga, quindi Shumi riesce comunque a mettersi davanti. E adesso gli serve grande staccata, oddio che percorrenza, la 3, ha ripreso 4 decimi nei confronti di Magico Sonny, era entrata 1 e 2, adesso si trova 8 decimi. Stavo per dire che gli servirà un bello sprint per recuperare questi 2 decimi per entrare nel secondo con Sonny. Magico Sonny potrà permettere, urca, che brutta zona per effettuare un sorpasso, brutta no, perché permette una splendida manovra, che zona rischiosa piuttosto che brutta, resiste ancora dall'esterno Magico Sonny con Antonio, i due si accompagnano verso il corso all'esterno, molto pericoloso, grandissimo duello tra Magico Sonny ed Antonio, che già in gara 1 in quella zona si era trovato a difendersi nei confronti di Fabio Il Surdeme. Molto molto sportivo Antonio, bravo al limite sì nel lasciare lo spazio, anche dettato dalla gomma media che, insomma, fa un po' di fatica in percorrenza, viene anche sopravanzato da Shumi 91 Legend, che di gran carriera arriva e si prende la settima posizione. Uscito di traverso, no Sonny, la fermata, non l'ha fermata. Impattato quella posteriore sinistra, sembra tutto in ordine anche sulla sua ala, almeno visivamente. E allora ne approfitta Shumi per salire in sesta posizione e mettersi insieme a Daniele. Ah, di nuovo i due piloti militanti quest'anno in Sport League, con Stem dall'esterno. Tiene al momento la posizione nei confronti di Daniele Play. Scappa un po' la Mercedes. Di Stam, Daniele si trova attaccato da Fabio Il Surname, poi che ha dovuto parzializzare per non tamponare Stam, allora ha provato ad approfittarne Fabio Il Surname. Situazione... E ora vedi che sì. I primi sono stati recuperati da Shumi, che con questa gomma deve andare in fondo. Se non ci sono altre neutralizzazioni, Shumi è in una posizione di grande vantaggio. 16 giri al termine, Fabio Il Surname decise di togliersi dal traffico. E adesso va a montare la gomma, forse un'altra rossa soft, direi. Sì. Allora, gomma soft nuova anche per il campione in carica della Pro League. Magico Sonny box. Aveva 15 minuti. Sì, era sulla stessa strategia di Fabio, anche dopo quel testa coda, la spiattellata alle gomme. Decide anche lui di tornare ai box, ovviamente sempre gomma soft pronta e montata.
Tanto allora, Ezio scavalcato da Della. Entra in top 10 Della. C'è da capire di legge Raffo, Sam e Daniele cosa vogliono fare. Perché fossi Shumi sarei calmo, sereno, risparmiare lo pneumatico adesso in questo gruppo e anche il DRS per frenarsi, recuperare un po' di ibrido che ha dovuto sicuramente utilizzare per risalire dall'ultima posizione nelle ultime tornate. Vanno ai box tutti, sono entrati tutti con la traiettoria ideale, poi di colpo si sono tutti quanti lanciati verso destra. E allora torna in vetta alla, alla classifica Shumi Legend. Arriverà con 21 giri su questo pneumatico, però può permettersi di gestire una sosta di vantaggio nei confronti dei piloti che erano in lotta per la prima posizione. Vediamo Fabio dove sarà con l'undercut, poiché di legge esce ora. Fabio si inserisce nel gruppo, va dietro Raffo, appena dietro Raffo, e forse lo attacca. Allora è riuscito a scavalcare sia Stem che Daniele Play, quindi due posizioni guadagnate per lui. Continua ad essere esposto alla bandiera gialla nel T1 per il testa coda di Ezio, proprio in uscita da curva 1, anche danneggiato la sua ala anteriore sulla paratia di sinistra. Occhio perché questa sosta potrebbe aver rotto qualche equilibrio, perché Stem è fuori dal secondo, anche Daniele è fuori dal secondo da Stem. Vediamo se riescono a rientrare. Stem può provarci, Daniele è lontanino, Tra l'altro Daniele è l'unica alpina rimasta, quindi è davvero strano che forse è dovuto rimanere fermo ed aspettare che passassero tutti gli altri. Fatto un controllo Raffo davanti Shumi box e non si è fidato quindi di andare in fondo. Fabio continua praticamente a spingere nei confronti di Raffo Idex, e allora cerchiamo di capire dove sarà Shumi. Ovviamente anche per lui gomma soft, soft anche per Antonio che sarà appena dietro questo gruppetto. Passano ora di legge. Passa anche Stem. Passano tutti. Possono essere l'anello di congiunzione per permettere a Daniele di rientrare. Perché si infila sì, in mezzo. Perfetto, proprio incredibile. Incredibile. È un peccato Antonio appena mezzo secondo lontano da Daniele Play, altrimenti avremmo 8 piloti, tutti con la gomma soft in lotta per la vittoria. No, pardon, 7, perché Sonny è troppo staccato. Sonny, sì, 9 secondi. Si ferma anche Ezio, che ha avuto qualche piccolo problema, ha causato un paio di bandiere gialle. Altri 3 secondi per Antonio. E diventano 6. Che pressione adesso su Della. Arrivano 7 piloti in lotta per la vittoria, tutti con la soft nuova, tra campionati ufficiali, campioni e no. Infatti si fa sulla destra, mette la freccia per andare ai box, sperando di non venire mangiato da questo gruppone, con Raffo Idex che è andato davvero a sfiorare l'anteriore sinistra del pilota Williams, che esageratamente e molto molto sportivamente si è fatto purtroppo è andato lungo poi in entrata pit lane, però facendosi sulla destra subito segnalato a chi era dietro di lui che voleva fermarsi. Ma non è una mossa che ho visto fare a tutti, quindi molto molto sportivo, nota di merito sotto questo punto di vista al pilota Williams. Don Magico Sonny ovviamente va a scavalcare Della dopo la sosta e sta accorciando perché sì, era a 9 secondi da Antonio, ora 8 e 8. Tartaruga intanto in lotta per la prima posizione con Giuseppe Federico, con insomma Tartaruga al limite, ma Giuseppe potrebbe anche permettersi di andare fino alla sosta e da quasi 10 secondi su di legge, quindi insomma quel gruppo lottano, esatto. Fedecart, ok, anche la penalità, ma ormai di legge è arrivato, però poi Giuseppe Federico lo doveva andare a prendere. Tartaruga per il momento prosegue, quindi se non bisticciano troppo nemmeno questi, i primi due al momento possono giocarsi seriamente non solo la vittoria, ma insomma, anche se gli altri arrivano poi qualche posizione sul podio, perché magari la gomma media avrà fatica. Qui purtroppo perde il posteriore della sua Alfa Tauri Tartaruga e perde un po' di contatto nei confronti di Giuseppe Federico. Adesso si potrebbe creare il primo spaccamento nel gruppo dei piloti che si sono a pochi fermati a montare la gomma soft, perché di legge va su Fedecart, deve essere quanto più rapido possibile poi tutto il resto del gruppo, tant'è che di legge era lontano, ma tra virgolette aspetta. Guarda Sonny che da solo senza DRS fa 5-3, fa il giro veloce della gara e ha accorciato un altro 2 decimini, perché il problema è che adesso davanti si tirano e va di legge su Fedecart, la mette in mezzo nel misto, attenzione! Urca, uscito fortissimo però Raffo Idex, non perfetto di legge, che quasi tarpa le ali a Fedecart che cerca di difendersi dall'esterno. Raffo Idex, un grande sorpasso, anche lui riesce a sopravanzare Fedecart che poi resta qui a, tra virgolette, tarpare le ali a Fabio Solomi che cerca di uscire più forte, incrocio di traiettorie da parte
parte di Fabio Zanoni che va fortissimo all'esterno verso la penultima curva, si lancia anche Stemma. E allora Shumi Legend si prepara a fare la stessa manovra prima possibile, non si ferma per il momento. Fedekart che prosegue con la gomma media, esce forte all'ultima curva Shumi Legend, anche lui cerca di approfittare della situazione per perdere quanto meno tempo possibile. Daniele Presta già preparando l'incrocio, invece non decide di andare lungo in curva 1. Purtroppo pessima scelta da parte di Daniele Play, mi duole dirlo, nonostante insomma l'annata che abbiamo trascorso insieme come ingegnere in casa del Faromeo, sarebbe stato molto più saggio entrare quanto più largo possibile in curva 1, preparare un incrocio e favorire la trazione nei confronti di Fedekart. È tra virgolette fortunato, perché comunque le due successive zone di DRS gli permettono di tentare l'attacco nei confronti di Fedekart e restare sotto al secondo nei confronti di Shumi, decisamente al limite del secondo, però riesce a anche lui sopravanzare Fedekart. Primo diciamo tassello, prima variante che potrebbe spezzettare questo gruppetto per la vittoria, sopravanzato. Giuseppe Federico intanto davanti sta girando in 7 netto mentre gira 6 netto di Legge, quindi il gruppo sta arrivando al ritmo di un secondo al giro. Se continuano così credo arriveranno anche prima, perché hanno guadagnato un secondo nel giro in cui hanno superato Fedekart. Fedekart che torna in box, quindi via libera ad Antonio che è uscita un secondo e mezzo da Daniele Play, adesso si trova a 2-2, che è leggermente lungo in curva 1. Purtroppo di puro passo mancano quei 2-3 decimili per restare con la concorrenza verso la vittoria, però comunque un bel ritmo, una bella prima esperienza immagino per Antonio. Tio 72 sarà soddisfatto, va lunga una Mercedes, credo sia quella di Ezio, che si lascia doppiare da parte di Antonio. Il gruppo, anche da proprio tutto il gruppo stava arrivando. Ok, momento 5-5 di Legge da Giuseppe. Sì, ma arrivano molto veloci, un secondo e tre nell'ultimo giro. Ai 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 ai, Daniele Play, 3 secondi di penalità. E quindi, così come Raffo Inex, almeno sotto la bandiera a scacchi per la penalità del gioco, sarà sicuramente sfavorito rispetto ai suoi rivali. Stando così vicini, ovviamente adesso le penalità si pagano care. Antonio addirittura colleziona la terza, fanno 9 secondi. Lo sguardo a Giuseppe Federico che prosegue meno pulito comunque con questa gomma media, non sta stressando troppo il suo pneumatico, nonostante ovviamente lui per primo credo si stia rendendo conto che insomma il distacco, la caudina alto a sinistra dallo board del pilota si aggiorna rapidamente e non dai tempi ma dal distacco nei confronti di Dileggio, Raffo Idex, forse fino a Fabio il surname dovrebbe mostrarglielo la grafica visto che è in prima posizione. E insomma si deve preparare anche mentalmente a potersi giocare le sue carte, insomma dovrà cercare di perdere quante meno posizioni possibili, magari una volta che passa di Legge forse lasciarlo passare in una posizione strategica addirittura, perché di no Legge, qui alla penultima curva per poi avere tre zone di DRS. Addirittura adesso di Legge sta facendo il suo miglior personale nel settore centrale, quindi la gomma soft ne ha e ne ha ancora tanto. Tartaruga, 3 secondi, sono 6 se non vado errato. E arriviamo all'ennesima variabile che potrebbe portare caos in questo gruppo, con Dileggio che adesso è in zona di DRS nei confronti di Tartaruga. Va ad aprire ora l'ala mobile, giro 29 di 36, vediamo come si muove il gruppo per sopravanzare il pilota Alfa Tauri. Va subito dentro Dileggio, Raffo Idex cerca di andare subito all'interno, anche Raffo Idex grande staccata da parte di Raffaello Morga. Fabio il surname a sua volta brucia in trazione Tartaruga, forse Stem potrebbe rimanere bloccato, invece molto profondo anche lui, staccata vicinissimi. Shumi Legend molto bravo ancora una volta a favorire la trazione. Shumi Legend un'intelligenza tattica esemplare nel corso di questa serata, sì. Ma l'avevamo visto da questo punto di vista, l'avevamo visto anche nella stagione scorsa della Sport League appena conclusa, è stato un pilota insieme a Talz, se lo sono giocate proprio a colpi di dettagli, cioè è stato un campionato piratissimo da quel punto di vista e sta ancora mostrando la sua grande applicazione a livello di testa, perché a Shumi sono andate storte un paio di gare, mi ricordo una su tutte, la matta che lui cercò a Portimao. Sì, però davvero un campionato che poi si è giocato sui dettagli. Daniele va... errore di Magico Sonny, si è girato alla fine del T2, quindi diciamo il leitmotiv della serata di Magico Sonny è veloce ma deve applicarsi.
Giro 30 di 36 in corso con il gruppo che è riuscito a sovravanzare Tartaruga. Purtroppo abbiamo perso Daniele Pei, è rimasto bloccato nel T3, e di Lecce che inizia a mettere pressione nei confronti di Giuseppe Federico. Fossi in Giuseppe, mi lascerei sovravanzare qui l'uscita della 7 prima delle penultime due curve verso destra, così poi al DRS e passa un altro giro. Purtroppo deve stare lì e sperare di cercare di perdere quante meno posizioni possibili. Ma è anche a corto di Hertz, perché è in ricarica la luce posteriore della sua Red Bull. Passa intanto di Lecce, quindi torna leader di questa gara 2 del primo round della Summer League 2021-2022. Prova ad andare subito anche Raffo Idex in curva 1, l'interno molto sportivo Giuseppe, il bloccaggio nell'anteriore destra, ma riesce tamponatina da parte di Fabio il surname nei confronti di Giuseppe Urca. Si aprono a ventaglio in tre addirittura. Si fa spazio Fabio il surname a centropista, dall'esterno Shumi Legend cerca un varco a sua volta nei confronti di Shumi Legend, nei confronti di Fabio il surname, e dietro anche Sam. È riuscito anche lui a sopravanzare Giuseppe, c'era poco da fare, troppa la differenza di pneumatico. Shumi su Fabio riesce a chiudere una grandissima staccata, forse accompagna troppo all'esterno Fabio il surname, gli indica la via esterna, lo porta sul cordolo. Fabio probabilmente stizzito dalla manovra, ma comunque deve scendere dal podio. Attualmente secondo. Ah sì, giusto, Raffo ha 3 secondi di penalità. Questo adesso è il grande dilemma. In questo frangente Shumi si è riuscito a ritagliare dei varchi grazie ai fattori, diciamo, esterni di Giuseppe Federico, dei piloti che erano più lenti, che il gruppo ha dovuto superare. Ora i fattori esterni sono finiti per gli ultimi 4 giri. Scappa al posteriore dell'Aston Martin di Fabio il surname, si vede insidiato da Stemmen, mentre che dietro anche Daniele Pei va al sorpasso di Giuseppe Federico. Daniele Stem molto profondo in frenata, anche lui accompagna sul cordolo esterno Fabio il surname Urca, che controllo poi in trazione da parte di Stem, e quindi lotta che si accende tra Stem e Fabio il surname, lotta che potrebbe consentire a Shumi, Raffo e di Lecce di scappare, quindi anche per Raffo Idex cercare di guadagnare quanto più tempo possibile. Toccatina ruotata tra Stem e Fabio il surname, che continuano a battagliare, hanno già fatto 3 curve insieme, proseguono ancora Fabio il surname e Stem. Con Fabio dall'esterno deve cedere, disconnessione purtroppo per Tartaruga, un gran peccato, che aveva condotto comunque una gara sì segnata da alcune penalità, però lineare, non aveva commesso grossi errori. Purtroppo questa disconnessione a 4 giri dalla fine lo farà entrare in classifica, ma non gli permetterà di portarlo in prima persona la vettura fino alla bandiera a scacchi. Fabio il surname intanto largo tra la 8 e la 9 nelle ultime due curve, e quindi perde contatto nei confronti di Stem. È una lotta che poteva costare cara, perché quando stavano lottando erano a 8 decimi da Shumi. Intanto Raffo va all'attacco, si muove qualcosa, e ora Shumi ha un ostacolo in meno, perché davanti a sé non ha un pilota tra virgolette fantasma, ma il suo primo diretto contendente alla vittoria. Credo che Raffo sia stato avvisato, abbia visto che Stem e Fabio stanno battagliando, magari ha risparmiato, credo sicuramente ha risparmiato tanto stando dietro a di Lecce essenzialmente per tutta la gara. È riuscito brillantemente, con molta esperienza, molto saggio, a stare nel codone del pilota Alfa Romeo qualsiasi cosa accadesse, insomma qualsiasi variabile si lanciasse ad ostacolare la gara di Raffo Idex. Adesso decide di andare lì davanti, dare un tirone, cercare di guadagnare quanto più margine possibile nei confronti del gruppo e guadagnare anche questi 3 secondi. Su di Lecce è pressoché impossibile, ma già da Stem in giù si può ragionare. Altra penalità per Antonio, che nella seconda metà di gara ne sta prendendo davvero tante. E tra l'altro di Lecce, da voce di paddock, e intanto attenzione, bandiera gialla, si è girato Daniele. A Daniele Pei, a uscita di curva 1, stesso errore che aveva colpito anche Magico Sonny. Dicevo, di Lecce per voce di paddock è un pilota che apprezza molto questa tra virgolette, diciamo, questo acume tattico, cioè il sapere attaccare nei momenti giusti, non battagliare H24, gestire la gara anche da questo punto di vista. Quindi sicuramente di Lecce avrà sia apprezzato questo tipo di mossa, sia capito l'intenzione di Raffo, che è un'intenzione lineare. È crollato invece Fabio il surname, e al momento Raffo Idex sarebbe davanti al pilota Aston Martin, perché
2-2, 2-5, 2-9, insomma, lì se la giocano sui centesimi. No, non ci posso. Incredibile! E Raffo fa 6! No, ma... Pazzesco! In due curve Raffo 6 secondi e di legge prende la prima penalità. E allora Show Me Legend all'inizio del penultimo giro ha la vittoria nelle mani, ma dovrà guardarsi gli specchietti allora ad uno stem che chissà cosa vorrà fare. Si rinvertono di nuovo di legge Raffo Idex con Luigi e dice: senti, non ho presi 3, adesso provo a tirare io. Per Raffo è pressoché finita. Anche Fabio ha preso una penalità. Oh, è vero! L'ho presa tutti insieme. 3 secondi sì per Fabio, 3 per Di Legge e 6 per Raffo. Distacchi che si resettano per il ritorno in stanza di Tartaruga, quindi potrà portare lui la vettura fino alla bandiera a scacchi. Quindi qualche istante riavremo di nuovo i divari tra i piloti. Fede Carti lotta con Magico Sonny. Ah no, errore di Magico Sonny. Sì, sì, errore di Magico Sonny, ancora una volta uscita di curva 1. Allora, tra pochissimo la conclusione del penultimo giro e l'inizio dell'ultimo con Di Legge, Raffo Idex, Shumi, Stem, tutti in zona di DRS, ma con 3 secondi di penalità per Di Legge, 6 per Raffo Idex, nessuno invece per Shumi e Stem. Totò l'ha data su, l'ultima parte di gara. Si è impegnato nella prima, dice la seconda, vabbè, è andata così. E ne approfitterebbe Giuseppe per... Salire Giuseppe in sesta posizione, ovviamente davanti con 18 secondi. Antotò di posizione ne perde tante. Vediamo se Stem si gioca la carta per vincere il GP, perché è molto vicino a Shumi Legend. Ovviamente anche il pilota Alfa Romeo ha la possibilità di azionare l'ala mobile. Si difende infatti all'interno. No, lascia andare Shumi. Ha lasciato passare Stem. Forse dice te l'ho tolte nel campionato, nella Summer te la concedo la vittoria. Decisamente particolare, insomma, bravo Shumi nel risalire lesto. E non ho fatto caso se forse quando ha passato lo stem magari ha esagerato nel contatto e ha deciso di restituirgli la posizione. Fatto sta che stanno per arrivare sotto la bandiera a scacchi Di Legge e Raffo Idex, ma a causa delle penalità cederanno la posizione e la vittoria a Simone Fracchiolla. Stem che vince quindi gara 2 del primo round con la Summer League 2021-2022 nel Gran Premio d'Austria. Primo Stem, secondo Shumi Legend, terzo Di Legge, quarto Raffo Idex. Nonostante i 6 secondi di penalità è riuscito ad aprire un gap di 3 secondi in confronto di Fabio Zoleme, che a sua volta aveva 3 secondi di penalità. Via via il gruppo va a prendere la bandiera a scacchi con Giuseppe Federico in sesta, settimo Antonio, ottavo Daniele, nono nona Fede Kart, decimo Tartaruga, undicesimo Magico Sonny. Bella si è ritirato all'ultimo giro, di curva 3. Però chiuderà in dodicesima posizione, poiché aveva un giro di vantaggio nei confronti di Ezio, che invece ha chiuso in tredicesima. Allora vittoria per Stem davanti a Shumi e Di Legge, uno Shumi che comunque esce da leadership con la leadership del campionato, visto la prima posizione in gara 1 e la seconda in gara 2. Stem invece in gara 1 aveva chiuso all'ottava posizione, Di Legge nella dodicesima, quindi in un modo o nell'altro Shumi diciamo classifica alla mano si è potuto permettere di cedere la vittoria a Stem. Non ho fatto caso quando si sono sopravanzati se c'era stato un contatto e quindi forse Shumi ha dovuto cedere. Non credo. Danix! Danix ci ricorda che dobbiamo bere. Ci manda un saluto, anche perché dopo il Giro d'Italia, insomma, direi che è il caso di bere. Ah, ho 21 tappe, prendiamo un attimo di respiro. Grazie mille, allora, buon Daniele, buonasera, ben ritrovato, buonasera a tutti quanti. Ah no, era Chill. Anche Chill, tra l'altro, salutava il boss, tutta la truppa, grazie mille. Max, questa quindi la classifica finale con Stem davanti a Shumi e Di Legge a chiudere il podio. Top 5 invece conclusa con Raffo Idex e Fabio il Surname. La top 10 invece vede anche Giuseppe Federico, Antonio, Daniele Play, Fede Carte, Tartaruga. Tanti novizi a fare punti in questo primo GP con la Summer League, che ovviamente tornerà lunedì prossimo. Come detto in precedenza, il calendario è disponibile ovviamente sul sito. La prossima pista sarà Silverstone, Gran Bretagna, poi andremo in Azerbaijan, Brasile, Bahrain, 27 giugno Bahrain, e sarà una nottata decisamente lunga, poiché avremo ovviamente la Summer, tornerà il Fifth Gala, visto che l'anno scorso è piaciuto, con ovviamente le varie categorie, le varie nomination, insomma una mini maratona per arrivare fino alla mezzanotte e
per i ragazzi che hanno effettuato il pre-order della Championship Edition, sarà il day one di F1 22 e quindi la prima ora di gioco, insomma, la vedremo insieme, insomma, dovremo arrivare fino all'1 e mezza, vediamo fino a quando dureranno le batterie e, insomma, staremo molto molto tempo insieme in quella serata e, insomma, se volete, come di consueto, qui su Twitch, mi raccomando, follow, se avete Prime è disponibile la sub, insomma, lo sapete meglio di me in realtà. Luca, assolutamente. No, dimmi. Domando a Marco in realtà se c'è altro. Sì, eccomi. Se vogliamo sentire qualche pilota oppure se possiamo salutarci. No, possiamo salutarci. Io poi vado a parlare con qualche ragazzo che è rimasto. Tanto dal ring, diciamo, delle interviste arriva Shumi It's James, quindi ordine di scuderia palese, perché in effetti lui aveva l'Alfa Romeo di Bottas, è stato sopravanzato. No! Da... qualcuno doveva dirlo. Mi prendo le mie responsabilità. Va bene, dai, allora siamo in conclusione. Io ringrazio Marco, ovviamente ennesima serata tosta, nonostante è un anno che smanettiamo su questo gioco, però portata a casa. Siamo abituati. Grazie a te Raffaele, grazie a te Luca. E ovviamente grazie mille anche al buon Luca Flaminio per averci raggiunto per questa gara 2, fresco come una rosa, lo abbiamo ristancato. Ho solo fame adesso. Molto bene, dai, allora anche da parte mia è tutto, Raffaele Nelli per voi Rossi, mi raccomando, i social, il sito, siamo ovunque, lo sapete, poi sta tutto qui sotto, se scendete un pochettino ci sono i vari link. Ci vediamo domani? Sì, domani sera per il Gran Turismo, assolutamente. Seconda gara. Molto bene, allora a domani con GT7, sempre qui su Twitch, Formula Italian Team. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte.